provincia d'Arezzo per quanto riguarda la donazione del sangue e una delle province in Toscana dove si dona di più. A lanciare l'emergenza sangue in Toscana era stato pochi giorni fa il centro regionale sangue, segnalando il protrarsi di una gravissima carenza. L'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi aveva rinnovato l'appello a tutti i toscani a donare il sangue prima di andare in ferie. E Arezzo, una volta tanto, è in controtendenza e segna un più 5% delle donazioni, ma il dato più rilevante è che da sempre è una provincia che non solo riesce a coprire il proprio fabbisogno, ma sulla quale conta buona parte della Toscana. Nell'Aretino normalmente almeno il 30% della raccolta viene utilizzato dagli altri ospedali della Toscana e anche quest'anno non fa eccezione. Quindi normalmente, come tutti gli anni, la raccolta di sangue nella provincia di Arezzo basta a coprire le esigenze degli ospedali dell'Aretino e viene utilizzata per il 30% per l'esterno, per il resto della Toscana. Realtà in cui si riesce ad avere una buona presa sui donatori, in cui le associazioni di volontariato sono particolarmente seguite e la cultura della donazione è forte. Una di queste è sicuramente la provincia di Arezzo, certo, e quindi l'appello dell'assessore è inteso proprio a sensibilizzare tutti quanti i donatori a venire a donare prima di partire per le vacanze, in maniera da ovviamente lasciare la possibilità di ai pazienti di continuare a fruire del sangue, del servizio che danno. Ma c'è un tipo di sangue che è, diciamo, più raro e che, insomma, magari per il quale si può fare? Ma in realtà no, perché possiamo dire che abbiamo bisogno di tutti i gruppi sanguigni, quindi non possiamo dire un gruppo piuttosto che un altro, tutti quanti. In maniera particolare in questo periodo di caldo e di vacanze. La Toscana, ma in generale l'Italia, per quanto riguarda la donazione del sangue, è una rete, quindi tutto quello che viene raccolto in eccedenza da una parte va sicuramente dove manca. Noi pensiamo solamente alla Sardegna, che è una regione dove abbiamo una alta percentuale di pazienti talassemici che hanno necessità di fare trasfusioni continue. È chiaro che delle regioni hanno più necessità, delle province hanno più necessità, e quindi è bene donare anche sotto casa, perché tanto quello che si dà sotto casa non è detto che debba rimanere sotto casa, ma va dove ce n'è bisogno.